Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi porto una recensione del mio manga preferito. Sto parlando dell'incredibile Shamo, un battle seinen, scritto da Izo Hashimoto e disegnato da Akio Tanaka. Cominciamo ad analizzare il titolo. Lo Shamo non ha un vero e proprio significato. Lo Shamo è una particolare razza di gallo usato per combattimenti clandestini. È un po' come chiamarlo Pitbull. Se posso fare un esempio, i disegni sono bellissimi, ma la storia lo è ancora di più. Ha letteralmente stregato il sottoscritto. Prima di raccontarvi la trama, volevo dirvi che questo manga o è sconosciuto o è odiato. E si spera sempre che il protagonista schiatta. Ma per me è il contrario. Spero sempre che il protagonista riesca a cavarsela. E sono convinto che questa opera è sconsigliata o addirittura odiata solo perché è ben diversa dalle altre. È molto particolare ed è per questo che non si vuole ammettere che piace. Almeno io la penso così. È semplicemente un'opera maledetta per eccellenza. Proprio come i fiori del male del poeta Baudelaire stanno alla letteratura. Se non sapete chi è, Baudelaire era il poeta maledetto francese per eccellenza. Ma passiamo ora alla mostruosa trama. Il protagonista è Ryo Narushima, un ragazzo di 16 anni. Studente modello che in preda a un raptus accoltella entrambi i genitori, ma lascia viva la sorella. Viene sbattuto per 2 anni in riformatorio, dove gli viene fatto praticamente di tutto. Ma un ergastolano gli insegna il karate e lui diventa praticamente una bestia. Non voglio dire altro, ma voglio spiegarvi come mai un personaggio così mostruoso mi piace così tanto. Forse perché quando avevo 17 anni mi ritrovai a studiare la scapigliatura e la poesia maledetta che mi avevano molto colpito. E sia in Shamo che in queste opere che ho appena citato si parla molto di disagio esistenziale. Ma quello che mi ha molto impressionato è come Ryo gestisce questo disagio esistenziale. Perché invece di seccarsi o drogarsi, lo gestisce migliorandosi e lo fa con la pratica dell'arte marziale. Perché a Rio non importa la sua situazione o di come ci è finito. Rio affronta qualunque avversario, qualunque avversità, in pratica Rio sopravvive. È una differenza colossale ed è anche una novità su come viene gestito il disagio esistenziale. Vorrei però precisare che, per quanto mi piace Ryo, non condivido quello che fa, dato che l'assassino dei suoi genitori entra nella malavita, si prostituisce, fa incontri clandestini e arriva persino a violentare la compagna di un rivale. Ma se ci riflettete, chi è in queste condizioni, per il 99% delle persone farebbe come nella già citata scapigliatura. In pratica, o si suicida o si crea un paradiso artificiale. È il suo istinto di sopravvivenza che mi impressiona. E lo fa con la pratica dell'arte marziale. Ed ha anche delle intenzioni nobili, visto che fa tutto quello che fa per sopravvivere e anche per salvare la sorella, che era caduta nel baratro della droga e della prostituzione. E attenzione, la sorella era in quelle condizioni per colpa sua. È un po' come assumersi le proprie responsabilità e cercare di rimediare ai propri errori. E infatti si guadagnerà il rispetto e la fiducia di un amico che pensate darà un braccio per aiutarlo. Basta così, non voglio dire altro, non voglio fare spoiler. Vi invito ad acquistare questa opera magnifica che piace ma che in pochi lo ammettono. Il manga è stato interrotto dopo il 19° numero a causa di divergenze creative tra i due autori, culminato in un'azione legale per via di questione di copyright. Successivamente l'opera venne ripresa e conclusa e sono in totale 34 volumi. Io con me ho anche il numero 0. Guardate quanto è inquietante Rio. Anche questo video finisce qui. Mettete un bel pollice in su se vi è piaciuto. Condividete il video se volete far conoscere quest'opera magnifica. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E guardatevi le spalle, che magari il Ryo Narushima vi sta pedinando.